tu il 2000 certo che verrà. Acide la pioggia sopra le mie spalle. Cari amici di Fare Musica e Dintorni, questa sera sono qui all'Auditorium Parco della Musica con Fiorella Mannoia. Ciao, ciao e buonasera. Fiorella. Ciao. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ma figurati, questa grazie. Questa tappa romana qui all'Auditorium Parco della Musica per presentare Personale. 13 brani che raccontano storie, storie di ogni giorno, 13 immagini che raccontano la tua personale visione del mondo. Come nasce questa tua passione per la fotografia e come questa ha accompagnato questo tuo percorso personale? È nata per caso, cioè, mi è sempre piaciuto fermare delle immagini, ma l'ho sempre fatto col telefonino come fanno tante persone, insomma, vedo una cosa per la strada che mi piace e la fotografavo. Ma per caso, nell'ultima data della tournée scorsa, eravamo a New York, un mio collaboratore voleva comprare una macchina fotografica, siamo andati in quei mega negozi newyorkesi che vendono macchine fotografiche. Mi sono incuriosita, ho detto, ma quasi quasi ci provo, me ne compro una anch'io. Mi sono comprata la macchinetta fotografica, appena sono uscita a New York ho fatto le prime foto, le ho guardate, ho detto, ma io fino ad oggi ho fotografato col cellulare, ma insomma è inutile dire che è un'altra cosa. Per cui mi sono appassionata e è diventata una vera e propria passione. Io me la porto sempre dietro, ce l'ho anche io adesso, anche qui nella borsa, e quando cammino per la strada, se c'è qualcosa che mi piace, un volto, uno scorcio, un vicolo, che ne so, fotografo. È diventata una passione che non pensavo che potesse prendermi così tanto come è stata la musica, ecco, la stessa cosa. Infatti è una visione del mondo completamente diversa, perché se prima camminavo per la strada un po' disattenta, come fa la maggior parte della gente, adesso cammino per la strada e mi guardo sempre intorno per vedere se c'è qualcosa da fotografare, per cui la mia visione del mondo è molto più attenta, molto più... come dire, sì, attenta e curiosa, ecco, di quello che ci circonda. Per cui ho fatto queste foto nel corso di questi 2 anni, da quando ho la macchinetta, e abbiamo deciso di associare a ogni canzone un'immagine tra quelle che avevo scattato. Ed è stato divertente scegliere quale poteva essere abbinata e perché. Io ho le mie motivazioni, naturalmente potrei spiegare perché in quella canzone io ho abbinato quella foto. Ed è stata alla fine una mia piccola personale, ecco perché il disco si chiama così, che è una doppia lettura, personale la mia visione del mondo, ma personale anche perché ricorda una piccola personale fotografica. Sono comunque, resto una dilettante, perché so che i fotografi sono altri, però imparo, piano piano imparo. Abbiamo visto, poi tra l'altro leggevo un po' le interviste degli altri colleghi, no? Probabilmente insomma, c'è stata una mostra, no? di queste tue fotografie. E... sì, quando abbiamo fatto la conferenza stampa me le hanno stampate tutte, anzi è stato molto emozionante per me entrare lì, non me l'aspettavo, erano tutte stampate, le avevano messe tutte con la luce giusta, cioè mi sono sentita insomma, ero emozionata perché vedere le mie foto esposte con la gente che le guardava era bello, un bel viaggio. È stata una bella emozione. Sì. Il peso del coraggio, un brano importante, forte, scritta da Mara e Maria Luisa De Prisco, sì. E sono ecco una sorta ecco di manifesto, anche un po' una richiesta di responsabilità. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena. Per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo. Se tu oggi dovessi identificare, no, questo male assoluto che stiamo vivendo in questo periodo, ecco, in cosa lo identificheresti? Stiamo vivendo un momento che non è solo italiano, in cui si respira troppo odio, troppa intolleranza, troppa gente scrive cattiverie. Io credo, spero solo che si abbassino un po' i toni di tutti. Perché credo che siamo in un momento un po' pericoloso. Non lo vedo, appunto, non lo vedo solo in Italia, ma se si soffia sul fuoco, se si sta attento all'uso delle parole, a come si dicono, soprattutto quando vengono pronunciate dalle istituzioni, diventa pericoloso perché vai a stuzzicare la pancia di un
di un paese che già è in sofferenza per tanti motivi, per la crisi, per tanti problemi che hanno, che abbiamo. Per cui, insomma, spero che si abbassino un po' i toni. Consorto per ogni lacrima che ho pianto, invece compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto, se poi fa crescere grano nel deserto. Se le ingiustizie fossero candele, la terra brucerebbe più del sole. Hai dato una grandissima opportunità a un giovane emergente, insomma a un giovane nel tuo album, questa bellissima iniziativa che è la canzone sospesa con Antonio. Come hai conosciuto Antonio? E mi piacerebbe ecco raccontarla, no? Un po' questa tua iniziativa, perché fuori insomma ci sono tanti giovani che ci provano e questo è una bellissima, questa è una, bellissimo assist, no? Sì, mi è venuta questa idea perché Carlo Di Francesco, il mio produttore, era andato ad incontrare Antonio perché Antonio aveva piacere fargli sentire delle canzoni, ma era una cosa che riguardava loro, io non c'entravo niente. Sente questa canzone, quando torna in studio mi dice: guarda, sono incontrato Antonio Carluccio, un mio amico, un cantautore, bravissimo, mi fa sentire questa canzone, mi piaceva tanto la canzone napoletana. Io quando la sento mi innamoro, però essendo il napoletano non la potrei cantare. Gli artisti generosamente offrono la loro platea. Beh, io ho fatto un po' di più, oltre che la mia platea, mi ho offerto il mio disco e lui si chiama Antonio Carluccio. E allora ho detto, ma come, è un peccato che questa canzone non venga ascoltata, cioè l'avrebbero ascoltata nel disco di Antonio naturalmente, ma avrebbe avuto più difficoltà come certo. Giovane a farsi ascoltare, a farla sentire. E allora ci siamo inventati, cioè, facciamo una cosa, ho pensato, in genere si ospitano dei giovani sui propri palchi, no? Tanti artisti chiamano dei cantanti più giovani e gli permettono di aprire il concerto e gli offrono la loro platea. Ma a che ho memoria nessuno aveva mai pensato di fare questa cosa su un disco, cioè di ospitare nel proprio disco la canzone di un altro. Allora ho detto, facendo riferimento al caffè sospeso napoletano, appunto, perché siamo tutti intorno a Napoli, visto che la canzone è napoletana, dico, prendendo spunto dal caffè sospeso, che insomma tutti sanno che è, ma che cos'è, ma lo spiego per chi magari non lo sa, c'è un'abitudine antica napoletana che trovo un gesto meraviglioso ed è quello di lasciare un caffè pagato, vai a prendere un caffè, ti bevi il tuo caffè e poi ne lasci uno pagato per chi non se lo può permettere. E si chiama appunto una tradizione del caffè sospeso. Ho detto, facciamolo anche per questo disco. Noi produciamo, noi realizziamo il disco, noi lo mettiamo, il pezzo, noi lo mettiamo dentro e facciamo questa sorta di canzone sospesa. Ringrazio molto Fiorella, ti ringrazio molto e sicuramente insomma speriamo di incontrarti al più presto sempre grazie. Qui a fare musica e dintorni, buon concerto, grazie. Buona tournée, grazie ancora, grazie, ciao. Grazie mille. Potere.